Ciao, l'altra sera abbiamo fatto la terza serata del Look di Legnano e abbiamo visto la terza lezione, i terzi 15 minuti di OpenStreetMap. Ricapitoliamo un attimo. La prima lezione abbiamo fatto, vabbè, vediamo OpenStreetMap che cos'è e incominciamo a inserire qualcosa, qualche edificio, qualche strada, qualche informazione. Poi abbiamo dato una panoramica sui tag e quindi le categorie che si danno alle varie geometrie. Mercoledì scorso abbiamo iniziato a vedere, ok, OpenStreetMap è una bella mappa, ma non è così subito utilizzabile se non per far visualizzare i dati. Ma tutti questi dati si possono estrarre? Sì, si possono estrarre. Adesso vediamo con quali metodi e quale metodo con appunto Overpass Turbo questo risulta essere più semplice e più immediato. Quindi OpenStreetMap, oltre ad essere una bella mappa navigabile, uno dei suoi punti forti è proprio quello di offrire la possibilità di estrarre i dati, utilizzarli, modificarli e proprio, per i propri scopi. Vedete comunque la licenza che permette di utilizzare questi dati. E tra i vari metodi emerge per la sua semplicità e praticità d'uso Overpass Turbo. Quindi andremo a vedere in questo video, prima di Overpass Turbo, il metodo classico dal sito ufficiale di OpenStreetMap, quale possibilità dà. Overpass Turbo utilizza le API per interagire in OpenStreetMap. Andiamo a vedere la documentazione. Facciamo una prova di query, di estrazione delle fontanelle. Vediamo cosa c'è scritto in questa query. Proviamo a esportare il risultato e lo visualizziamo ad esempio con QGIS. E poi cerchiamo di fare una query avanzata. Quindi, il metodo classico. Se andiamo sul sito OpenStreetMap, qui c'è un pulsante esporta. Il pulsante esporta permette di selezionare un'area e fare esporta. C'è una limitazione dell'area selezionata, se noi ad esempio volessimo scaricare tutta quest'area. Qua c'è sotto, selezioniamo un'area differente. Ok, non ci permette di scaricarla. Appena quest'area è troppo grande, appena zoomiamo un po', incomincia ad essere a venire fuori il pulsante esporta. Però noi proprio per capire cosa esporta, esportiamo un'area piccola. Esporta, lui fa l'esportazione, map osm, lui ci esporta tutti questi elementi, tutte queste geometrie vengono esportate. Proviamo ad aprirlo con QGIS questo file. Aggiungi, vettore dovrebbe aprirlo anche così. Selezioniamo tutto. Si è spento QGIS. Questo non è assolutamente un problema di QGIS, ma è un problema del mio computer. Ok, riproviamo a caricarlo, non carichiamo tutto, ma carichiamo, che poi è strano perché sono 500 MB. Ad esempio carichiamo solo i punti. Ok, i punti forse è un po' poco. Carichiamo, proviamo le geometrie. Open. Facciamo multipolygon. Non c'è niente. Carichiamo le linee, no, perché sennò non posso farvi vedere cosa sta scaricando. Ok, sfoglia, usate recente, apri, open.
line, perfetto. Qua ci dovrebbe essere qualcosa, perché non vedo niente. Proviamo. Vabbè, adesso li stiamo provando tutti, fate anche voi una prova. Multiline string. Qua non sta importando niente. Apri tabella di attributi, infatti ci sono 0 qua, 0 geometrie. Comunque, perché abbiamo scelto un'area troppo piccola, comunque lui ci sta esportando tutto, quindi ci sono gli incroci, bus, che probabilmente è bus stop, e alcuni indirizzi internet. Comunque lui in pratica ci sta esportando completamente tutto. Proviamo a fare qua OpenStreetMap, importa dati XML, il LOSM, che questa è la parte più, diciamo, è la soluzione più giusta. Close database, torniamo ancora su OpenStreetMap, esporta database, utente recente, scrivania, trash, ultima modifica, osmdb, che sono 4 mega, carica dati db, tiriamo fuori tutto e facciamo polilinee. Perfetto, facciamo anche i nodi. Ok, facciamo anche i poligoni. Questo funziona decisamente meglio. Lui ci sta esportando tutto che è il nostro riquadro. Un altro metodo per esportarle, ad esempio, possiamo andare qua in GeoFabric, dove possiamo scaricare tutto il mondo. Invece c'è questo tool che sembra recente, tool, è un sito internet dove fa l'estrazione delle principali aree metropolitane. Queste sono le aree metropolitane, c'è Milano, c'è Roma. Proviamo a zoomare. No, non ho capito se è il mio computer o è internet che sta andando lento. Comunque, Ctrl F Milano, c'è Milano, si può scaricare in OpenStreetMap, in shapefile, in GeoJSON. Proviamo Rome, Italia, vediamo se c'è ad esempio Florence, Florence, Italy, e ci sono delle varie. E comunque delle varie città in Italia. Comunque lui scarica tutto, tutto quello che vedete qua è esportato in OpenStreetMap. Quindi questo qua è il metodo classico. Vediamo, prima di vedere OpenStreetMap, vediamo le API. Torniamo qua che l'avevo visto. Il punto di riferimento per interagire con OpenStreetMap. Il punto di riferimento per agire con OpenStreetMap sono le API. Ad API no, non si vedono qua. Se andate su Wiki OpenStreetMap API, è praticamente un metodo di richiesta. È un metodo di richiesta che ti permette di dire: OpenStreetMap, restituiscimi queste informazioni. È un servizio che permette agli utenti di scaricare i dati quello che vogliono, e quello che vogliono è tramite delle query. Per imparare e capire che cosa sono queste query, prima di andare a vedere il linguaggio appunto di riferimento, proviamo a fare una query con Overpass Turbo.
Overpass Turbo è un tool web che qui come esempio mi dice: ok, amenity drinking water. Possiamo immaginare che cos'è amenity drinking water, però se non sappiamo che cosa stiamo facendo in questo esempio, andiamo nella wiki OpenStreetMap. Amenity drinking water sono esattamente le fontanelle, quindi possiamo andare a eseguire questa query con run e lui ci fa vedere tutte le fontanelle che sono presenti in un'area. Lui non va a prendere tutto il mondo e non va a prendere tutte le informazioni, va a prendere solo esattamente le fontanelle che sono in questo. Infatti, se analizziamo un attimo la query, lui dice: ok, prendi i nodi, prendi gli amenity drinking water, seleziona questa informazione, questa query nel mio bbox. Cioè, ad esempio, noi prima non abbiamo visto, non abbiamo impostato il bbox, che sembra è il bounding box. Ci ha preso quello che vedevamo. Se noi andiamo su Manually Select Box, vogliamo ad esempio solo quelle le fontanelle che sono in questa determinata area, che come risultato ci dovrebbe dare semplicemente quelle quattro fontanelle, anche se noi abbiamo zoomato più indietro. Lui ci restituisce esattamente solo queste quattro fontanelle. Non ci restituisce tutte quelle che sono a Milano. Invece se cancelliamo il B-Box, lui ci fa vedere tutte quelle di Milano. Questa è esattamente una query. E se questa è una query, questa è la spiegazione. Se come l'altra volta volevamo prendere le highway highway, se lo scrivo bene forse è meglio, facciamo highway track. O se no, facciamo highway piste ciclabili. Dov'è il codice di highway piste ciclabili? Cycleway. Quindi invece di amenity drinking water mettiamo highway Cycleway, eseguiamo, nessun risultato perché qui è node, invece le Cycleway di solito sono delle strade. Lui ti chiede: ok, hai sbagliato qualcosa, ripara la query, mi ha aggiunto qualche informazione. Adesso lui mi ha tirato fuori tutte le eseguiamola qua perché sennò è troppo pesante. Mi ha tirato fuori tutte le piste ciclabili che sono segnate a Milano. Come funzionano queste query? Se noi andiamo e scriviamo se andiamo a questo link, overpass API de, dove ci sono le varie informazioni per sviluppare con queste API, andiamo nel riferimento del linguaggio e qua troviamo tutte le possibilità di query e come possono essere costruite.
Esattamente queste query. Posso prendere un nodo che si chiama foo, genericamente foo, un nodo così, ad esempio prendiamo node e way con questa sintassi per selezionare sia i nodi sia le piste ciclabili. Highway, proviamo a incollare. Ah, però vabbè, tanto ok. Ah, perché stavo facendo node. Ok, drinking water, basta selezionare sia questo sia quello. Però adesso non so tra queste quale sia una fontanella, immagino che questa sia una fontanella, invece questa è una Segway, quindi possiamo costruire queste query. Se andiamo più in fondo, la differenza ricorsivo, query per l'area, c'è proprio tutti questi riferimenti, però quello che volevo andare a vedere era un esempio di query un po' particolare, un po' costruita. Infatti nell'ultima parte volevo fare una query avanzata, anche se sì, prima proviamo a fare questa query avanzata, poi facciamo l'esportazione del risultato. Questa è una query avanzata che vorrei prendere. Lui cosa fa? Trova tutti i cinema a Bonn. Adesso proviamo a mettere Milano, che sono a meno di 100 metri da una fermata del Pullman. Sostituiamo tranquillamente questo, eseguiamola. Sta andando a Bonn, ma noi la facciamo a Milano. Fammi vedere. No, questo qua, Milan. Oh. Eccoli qua. Questi qua sono i cinema che sono a meno di 100 metri da una fermata del Pullman. Questo è il cinema Colosseo. Cosa succede? Proviamo a togliere, diciamo, dove sono le fermate del Pullman. Togliamo questa. E lui ci esporta che le fermate del Pullman, che sono un po' troppe, dovevamo mettere in VBox. Le fermate del Pullman sono queste. Una è questa e una è questa. Quindi lui esattamente trova il cinema lì. Tiriamo fuori sia le fermate del Pullman sia i cinema che sono in quella zona. Lui adesso ci evidenzierà sia il Colosseo, il cinema Colosseo, sia le fermate del Pullman. Eccole qua. Queste sono le due fermate del Pullman e questo è il Colosseo. Proviamo a fare qualsiasi altra informazione. Adesso questo qua è il punto SMA. Il punto SMA è sia vicino a queste fermate del Pullman sia questo. Volevo cercare qualcosa di più lontano, questa è la posta. Però come faccio a sapere? Ad esempio io voglio trovare questa informazione, questa che dovrebbe essere il punto dell'ufficio postale. Se andiamo in OpenStreetMap con la nuova funzione che ci permette di interrogare i layer, allora andiamo Colosseo, Cinema Colosseo, così rientriamo nella zona.
Eccolo qua, Cinema Colosseo. E poi andiamo a prendere tutti i punto SMA che è con questo tool. Punto SMA, perfetto. Vediamo che tipo di amenity shop supermarket. Ne mettiamo invece di amenity cinema shop uguale supermarket, togliamo l'output degli stop delle fermate del pullman, e lui ci troverà tutti i supermercati a Milano che sono a meno di 100 metri da una fermata del pullman. Vediamo quanti sono. Eccoli qua. Adesso andiamo a vedere se c'è un carrellino che è a meno di 100 metri. Esattamente questo. Il PAM in questa zona è a meno di 100 metri. Proviamo ad aumentare 200 metri. A 200 metri c'è, perché vediamo dove sono le fermate del pullman. Adesso l'ho detto giusto. Le fermate del pullman erano in questa zona. Se io diminuivo a 100 metri, il PAM risultava essere a meno di a più di 100 metri, quindi non era evidenziato. Questa potrebbe essere una bellissima e comoda analisi. Ovviamente bisogna fidarsi con i dati di OpenStreetMap, ma quando col tempo tutte queste informazioni verranno inserite, vedrete come è facile e come tirar fuori le informazioni che servono, anche può essere anche in mobilità. In una zona, ok, dimmi i supermercati qua in zona, dimmi i supermercati in zona che possono essere raggiunti dal pullman, e tutte queste informazioni. Può essere utilizzato benissimo anche per una pianificazione comunale. È vero che anche queste informazioni le danno col GIS. Con QGIS, ad esempio, io adesso posso fare export. Facciamolo con GeoJSON. E si possono fare queste operazioni col GIS, e anche operazioni anche molto più complicate. Ma la facilità e uno strumento che ti permette di fare queste operazioni, che io posso dire è molto potente, è secondo me uno strumento da conoscere. Qua chiudo. Chiudiamo tutto, proviamo ad aprire QGIS e vedere se non si blocca che risultato abbiamo esportato. Vado a prendere il file GeoJSON. Mi ha portato fuori tutte le fermate del pullman. E anche i supermercati. Facciamo duplica, tiriamo fuori questi supermercati. Questa è la query generale. Facciamo era shop, giusto? Non vedo shop, highway bus. Vabbè, incominciamo a fare bus, bus, campione, yes. E invece di questo, cerchiamo invece di shop.
uguale supermarket. Mettiamo lo stile. Questi sono i supermarket, questi sono i bus stop. Ed è tutto qua. Ad esempio facciamo utilizziamo il nuovo strumento la nuova implementazione della mappa di concentrazione in cui prende le zone calde. E vediamo che questa striscia di tutte queste stelle sono in zone dove ci sono tantissime fermate del pullman. È bellissimo. È bellissima questa mappa che ti permette di vedere dove sono le fermate del pullman, dove sono appunto le strade più trafficate, dove sono i supermercati. Questo tool è veramente fantastico. Sia OpenStreetMap sia del plugin. Bene, dai, al prossimo, vi aspetto mercoledì. Ciao!